sarebbe, oh, non lo so, non lo so, non lo so. Oh, ciao ragazzi, complimenti ragazzi, complimenti. Grazie. Ci vediamo pomeriggio, no? Non ci andiamo a casa. Una ancora ce la facciamo. Infatti. Abbiamo qui il commentatore che ha usurpato il mio posto, ma è stato formidabile. Eravamo stanchi, morti. Ma approfitto per farti una domanda provocatoria. Ho visto la partita contro Berazzini. La metamorfosi, da venerdì a sabato c'è stata la metamorfosi. No, non da venerdì, venerdì scorso ha perso 4 partite di fila giocando male. Però male che ci siamo rifatti. Bene, dai. No, non giocando male, perché l'italiano singolo è andato male. Vincevo 73 a 45, sono rimasto a 73, e il tipo ha iniziato a tirare tutto, poi me l'ha rubata al fondo. Venivo da una brutta settimana, oggi forza Spezia, ciao, vado a vedere i master se hanno iniziato, ok. Adesso ci appropinquiamo ad vedere la partita di Malaspina. Non so se ha iniziato le prove adesso. No, il biliardo dove giocherà è ancora in uso. No, è finita in questo momento, è finita in questo momento, biliardo 11. Allora quindi. Biliardo 3, passo il turno, bacio ragazzi, chiamata biliardo 3, fatto minare chi contro Gasperini Caroni, allora fatto minare chi, biliardo 3. Frattone e Marchi iniziano ora a provare a biliardo numero 3. Noi adesso seguiremo biliardo 11, dove ci sarà Malaspina e Baudi contro Cadile e Catalano. Prendiamo posto. Trasmettiamo la vostra partita. Bene. C'è Stefano che vuol sapere se ormai Ciccionese non gioca. Sì che gioca. Ma gioca? Ma ha avuto poi vinta la prima? Non te lo so dire. Perché penso che doveva giocare contro Spezia 1 che non esiste, perché le coppie di master ne abbiamo. Voi fate master, no? Sì.
è stato un qui pro quo che sulla giuria è stato detto. Alla Brigata 11 passano in turno gli otti montanari, chiamata Brigata 11, Cadida e Catalano contro Maschi, Mabaudi, Cadida e Catalano, Brigata 11. Bocca al lupo ragazzi, eh? Alla Brigata 8 passa il turno Montorsi Caselli, alla Brigata 8, Ottone Ciccionesi contro Virosi Chiavati, provano Ottone Ciccionesi, Brigata 8. Passano il turno Sole Ferrari, chiamata Brigata 5, Pozzo Munari contro Del Corso Cottede, provano Pozzo Munari, Brigata 5. Thank you.
scusate per l'intoppo, ma dovevo piazzarmi e non è mai facile così tra il pubblico e trovare che non ci siano teste che occupino lo spazio. Ecco, state vedendo Baudi, e Gianmarco Baudi e Diego Malaspina che stanno provando il biliardo, hanno i primi minuti di prova, hanno sicuramente una bella sfida contro un derby ligure, contro Cadile e Catalano, coppia storica che mi diceva Diego che sono stati suoi compagni nell'ultimo anno giocato da Diego a Genova. Quindi ci sono motivi sia tecnici che emotivi per quanto riguarda questa partita. Comunque da Spezzini siamo fiduciosi, insomma. Si pronuncia una grande giornata. Dispiace che nel biliardo numero 3 c'è un'altra partita di interesse fra Frattoni e Marchi, e poi abbiamo anche in contemporanea purtroppo anche la partita di Coppedè e di Franco Del Corso. Vediamo se riusciamo a fare aggiornamenti, se riusciamo a fare qualche ripresa anche per quanto riguarda le altre partite. Adesso aspettiamo l'inizio di questa, e come il mio mentore Antonio Curradi direbbe, ubi maior minor cessat, quando ci sono quelli più in alto, quegli altri devono un po' aspettare, insomma, detta in soldoni. Bene, adesso aspettiamo l'inizio della partita e vediamo che succede. Come avete visto, perché in questo stesso biliardo ha giocato prima delle coppie molto forti, c'era Callegari, c'era Nasi, poi c'era Montanari-Iotti, quindi i nostri sono in un settore per niente facile. Vediamo, lascio la telecamera aperta e per il commento a inizio partita. Questa l'inquadratura legge il punteggio? Thank you.
tiro di Cadile che, come avete visto, rimpalla e affossa la boccia nella buca. Accosto in alto per Diego, abbastanza largo, forse ha tenuto conto della calata, comunque mi sembra abbastanza largo. È il turno ora di Catalano. Punto largo. Avrete notato che tirando 7, Ciano Tiramadori contro Giulini, Anduccioli, nuova Ciano Tiramadori, tirando 7. Diego ha giocato le prime, quindi è chiaramente una scelta di lasciare Baudi con due bocce fuori casa. Vediamo se anche nel gioco in casa sarà manifesta questo tipo di strategia. Cadire ci pensa, e la situazione non è delle migliori, forse cercherà di tirare le palline in casa con un rinterzo rossa pallino, ma penso che sia molto pericoloso. Vediamo che tipo di scelta attuerà adesso. Così è stato, ha tirato molto bene, avete visto, no? Addirittura ha messo dentro due bocce bianche, anche se sono fuori casa. Boccia in fondo, boccia corta. Baudi di rinterzo interno. Mi sembra ottima, c'è stata una leggera calata che l'ha favorito, direi che il punto è ben difeso perché costringe Catalano a un tiro a V molto stretto, con angolo stretto, però mi sa che è esatto, la calata verso sinistra di chi guarda ha portato fuori. Quindi in questo momento i bianchi hanno una boccia in buca e Gianmarco tira un calcio esterno a spinare. Alla bocciata Diego. Apre troppo, come avete visto, e non produce punti. Siamo ovviamente nella fase iniziale, molti fattori, anche c'è molta gente, quindi i biliardi vicini sono affollati. Problemi di concentrazione iniziale sicuramente si pongono. Jamais.
Come avete visto, la strategia in casa è cambiata, le ultime le tiene Diego. È bravo, ha fatto, mi sembra il punto, vediamo se Diego lo conferma. Chiederanno sicuramente la misura. Così è. Scusate per i sommo movimenti, ma siamo in situazione veramente precaria qua sugli spalti, diciamo così. Punto confermato rosso, adesso Catalano prova a imbottigliare il pallino.